bastone. Agagagagra. Mi piace la fi. Bra. E voglio l'upload. Che non faccia cacare. Perché voglio streamare. Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, ben ritrovati qui su Clash Royale. Un nuovo episodio di Clash Royale. Intanto stiamo sbaulando lo stregone e infine il Tesla. Stiamo sbaulando i bauli di marci di legno, che valgono molto di più di quelli d'argento. E come potete vedere, siamo qui nel mio deck perché abbiamo la possibilità di potenziare lo stregone. Carta che voglio nel mio deck, ma non subito perché mi costa 1000 big money e, visto che ne ho solo 4000, aspetto di aprire un certo baule che tra poco vi farò vedere. Andiamo a vedere cosa c'è in questo gigante. Ok, tutta roba merdosa, marcia. Apriamo il secondo d'argento, vediamo cosa c'è qua. 55 di oro, mini pecca per 1 e gigante royale per 8. Abbiamo la possibilità di potenziarlo, poi lo faremo. E andiamo ad aprire l'ultimo baule, che non è l'ultimo in realtà. 46 di oro, 7 goblin lancieri e infine l'estrattore di elisir. Allora, bambocci! Bambocci! Guardate qua cosa siamo, in arena 7, ma non vi ho fatto vedere cosa c'è qui. Il baule del clan! Ovviamente 10-10, bambocci, 10-10. Cosa significa? Che abbiamo 3150 big money, 525 carte, 5 epiche e ben 52 rare, bambocci. Qua potenzieremo veramente, veramente tanto. Allora, cosa facciamo? Lo apriamo subito? No, contiamo ovviamente prima la carta. Richiediamo la carta. E non so quale fare, vediamo, quale posso fare. Allora, io ho fatto il mini pecca, facciamo il dominatore di vagine, il dominatore di vagine che è molto potente. Ne ho 16 su 20, così me lo potenzio. Anzi, 16, 17, 18, 19 arrivo, sto cazzo. Arrivo a 19. Complimenti a tutti i bambocci per aver raggiunto e portato a termine la conquista del baule vaginale con 50G, vaginale. Cari bambocci, perché il mio clan è sempre molto attivo e quindi abbiamo anche questa settimana raggiunto il baule del clan. Perfetto, allora contiamo 3, contiamo 2, contiamo 1 e voilà! Vediamo cosa c'è, dai! 3150 di oro, però adesso le devo aprire piano piano, perché sennò mi emoziono, con calma. Allora, andiamo avanti. Sì! Sì, cazzo! Cazzo sì! Questi sono i tre moschettieri, che sarebbe ovviamente la versione tripla del moschettiere, quello con il fucile. E sono molto potenti, adesso non le metto nel deck ovviamente, le metterò più avanti, perché le devo potenziare, altrimenti lo prendo in culo. Poi vediamo che quale altra carta ci riserva, vediamo un attimo. Oh! Un altro bello specchio, questo lo potenzio subito, appena posso. Bene, 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 lo specchio mi serve, perfetto. Poi, adesso andiamo a vedere che altra carta c'è. Il fulmine mi sta bene, sì, va bene. Poi, il gigante per 14 va bene. Poi, vediamo, gigante royale 110, porca puttana, ho già 2 o 3 potenziamenti già fatti. Poi, la torre bombardiera non me la sto inculando. Vediamo, torre infernale, altro potenziamento disponibile. E infine furia, ok, la furia, le epiche sono finite. Quindi adesso vediamo una, ecco, 357 di mortaio, benissimo! Minchia, guardate quanto me lo inculo, 602 carte su 50. Puh! Manco po' cazzo che lo faccio il mortaio, vaffanculo. Allora, io tengo l'arco X, poi vedete il moschettiere è questo qua. E ovviamente vi consuma 4 di elisir, quindi a livello proprio basso di elisir. Invece, i moschettieri, cioè guardate qua che roba, 9! 9 di elisir, non so se rendo l'idea. Praticamente tutta la barra di elisir
verrà consumata dai moschettieri. Quindi, prima di metterli in campo, io direi di potenziarli un po', perché visto che mi costano una madonna, col cazzo che li metto a livello 1, col cazzo! Prima li potenzio, dopo si vedrà, poi si vedrà, bambocci. Tanto costa 50 il primo potenziamento, quindi è una cagata. Ma adesso col cazzo che io spendo 9 di elisir, col cazzo! Bene, io direi di iniziare a fare una bella battaglia. Vediamo un po' che succede contro chi saremo. Perché qui è sempre un'avventura nuova, bambocci. Bambocci! Willy Querez! Sop top! Ma che cazzo di clan è? Comunque, come potete vedere, abbiamo messo il nostro bel arco X. Lui ovviamente tenta di sconfiggermi con gli scheletri, ma la strega fa una polpetta degli scheletri. Ovviamente qua sono in maggioranza, quindi vengo distrutto totalmente. Però comunque vedete che abbiamo già una bella forza d'attacco con la strega e gli scheletri, che vengono distrutti ovviamente dalla scarica elettrica. Però qualche colpo gliel'abbiamo buttato al culo. Ok, 1645, benissimo. Io direi adesso di iniziare con una carta di basso livello, quindi un moschettiere, tac, messo lì, tanto per rompere i coglioni. Poi, mentre l'elisir aumenta, ci metto un altro moschettiere con lo specchio, che in due sono potenti, e poi un bel mini pecca però dall'altra parte, così lui deve scegliere cosa difendere. Io spero sulla sinistra, benissimo, 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 le cose stanno andando bene, bambocci, bambocci, perfetto, meno male che ha scelto la sinistra, perché se sceglieva la destra era un po' fottuto, meglio così. Poi, vediamo, abbiamo ancora l'arco X, io attaccherei ovviamente sempre sulla sinistra, visto che lo stiamo danneggiando. Guarda cosa c'è! Ci prova col dominatore di vagine, guardalo, squallido, dove vai, squallore proprio te, beccati sta scossa in Gulam Mamat. Anzi, aspetta, adesso ti metto una bella orda di scheletri, mentre tu te la prendi con la torre, gli scheletri ti scopano il culo con l'osso sacro. Allora, perfetto, guardate i miei scheletri livello 8, potenti masselli, vanno sotto la torre. Mancano 60 secondi, io qua quando mancano 60 secondi ho ovviamente le truppe più veloci da fare, quindi le cago alla velocità della luce e non c'è nessun problema, perché qua avremo un vantaggio tattico della madonna. Guardate qua, mini pecca, arcieri, orda di scheletri e strega, tanto per non farci mancare nulla. La scossa mi ha dato un bel colpo, ma io adesso metto l'arco X, mentre la strega mi tiene occupati gli altri attaccanti. Io con l'arco X riesco a bombardare la torre, guardate, bom 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 bom. È rimasto con 69, 13, 13, sia puttana, è rimasto con 13, cazzo, è rimasto con 13, cioè no, dammi la scossa, boom, te, in culo, inculati merda, inculati proprio col braccio, proprio nel culo, troc, minchia che partita, complimenti, minchia, tutto merito dell'arco X, altrimenti col cazzo che ci arrivavo lì in fondo, l'arco X, non sottovalutatelo, bambocci, agagagaga manina, perfetto, andiamo avanti. Vediamo contro chi siamo adesso, vediamo. Allora, Riley, Riley, Optic Ionies, io ti spacco il culo, oh, parti già bello bassello, oh, 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 mamma mia la tua sorellina quanto è zocchi, hai pure il tronchetto della felicità, complimenti, vediamo adesso come te la cavi contro la bella orda del pecca, vediamo come te la cavi, vediamo, ah, stai subendo un buco del culo, pezzo di merda, madonna, osto, c'ha il tronco, capito, c'ha il tronco l'amichetto, ah, e sei ancora in arena 7, mamma mia, c'è qualcosa che non quadra qui, Guarda che pezzo di merda. Guardalo tutto brutto con le carte di Arena 9. Pow! Pow!
proprio di scatarra in bocca. Adesso vediamo questa accoppiata arcieri più framboliere, il moschettiere, eccolo qua, un'altra bella tronchetta, guarda, 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 arriva proprio sulla torre, la torre a sinistra è finita, però adesso, visto che a me girano i coglioni, io ti piazzo un bel arco X, appena possibile, perché devo avere una truppa di difesa, buono, già abbiamo gli scheletri in difesa, perfetto, guarda, proprio perfetto, guarda, cioè proprio caduto come un coglione perfettamente. Mettiamo gli arcieri appena disponibili. Guarda la torre di sinistra come va giù. Guarda, 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 guarda. Porca puttana storta di sgherri di merda. 180, vaffanculo, vaffanculo. Però vedete che l'arco X è mamma tua. E l'arco X è potentissimo, ragazzi. Non c'è niente da fare. Niente, niente da fare. Io spero di potenziarlo al massimo, perché voglio che veramente venga distrutto totalmente. Bataboom! E 1-1. Palla al centro, bamboccio. Palla al centro. Lui è leggermente in vantaggio, ma non gliela do vinta. Non gliela do vinta, infatti. Infatti, eccolo qua. Meno male che ho messo gli scheletri un po' più sulla sinistra. Almeno il tronco di merda non mi rompe i coglioni. Adesso usiamo l'arco X, così almeno gli mettiamo un po' di pepe al culo. Ecco, lui, il problema è che lui può costruire le unità sul mio territorio. Questo è un bel problema, perché mi può attaccare direttamente con le unità proprio vicino all'arco X e non mi posso difendere. Quindi quello è un problema. Ma guarda, guarda, stessa tattica di merda che usa. Usa il dominatore di sorelline e poi il tronco. È un po' un sacchetto di piscio, tanto non ce la fai. Benissimo, benissimo. Porca figa puttana, sti cazzo di scheletri. Dai, dai, smartella, 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 puttana troia schifosa, ingravidata dal demonio, puttana, cazzo. Niente, 1-1, niente, 1-1, si va avanti, si va avanti. Porca figa puttana, sto subendo, ho la metà della sua energia. 432 contro 877. Meno male che abbiamo l'arco X. Dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo. Dai, dai con sto arco X di merda. Madonna, madonna. Quando mette l'unità lì, che due coglioni. Porca schifosa puttana. Dai, 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 dai. Minchia, ma c'ha sempre storta di scherri. Ma da che cazzo escono questi? Ma dove cazzo escono? Ecco, il dominatore di vagini. Guarda, guarda, il tronco usa. Usa il tronco. Ah, non lo usa. Stavolta non lo usa il tronco. No, eccolo, eccolo, l'ha usato. Che pezzo di merda. Pezzo di merda, pezzo di merda. Piece of shit. Sei un piece of shit, non te la do vinta col cazzo. Ho 88 di energia, ma non te la do vinta col cazzo che me la butti giù. Col cazzo. Cazzo! Madonna, madonna, madonna. Dai, 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 dai. Madonna, madonna. 88 a 94. Che partita pregiata. Che partita della madonna. Riley, sei un mito. Ti faccio i miei complimenti. Bellissima giocata. Perfetta. Bene, ora vi saluto. Un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore. E ci ribecchiamo al prossimo video.